La domanda è questa: che ci faccio io con un action cam? Perché questa domanda? Perché non mi sono mai interessato a questo tipo di prodotto. Non mi hanno mai incuriosito più di tanto, non ho mai avuto occasione di utilizzarle, non ne ho mai avuto la necessità, tranne forse in qualche uscita di enduro o qualcosa del genere, che però ormai non riesco più a fare tanto spesso, non essendo più un ragazzino, insomma. Come sempre vi rubo un attimo per ringraziarvi anticipatamente del supporto che vorrete dare a me e al mio canale con la vostra iscrizione. I motivi di interesse sono stati due. Il primo era perché comunque mi sarebbe sempre piaciuto avere una camera leggera da portare appresso, magari per vloggare, con un po' meno ingombro della Canon EOS M3 che uso di solito, che comunque, insomma, per quanto sia una mirrorless, quindi piccola e compatta, è comunque sempre ingombrante. Secondo motivo, perché ho visto una super occasione su un prodotto che comunque non conoscevo, l'ho soltanto sentito nominare, tra l'altro è un prodotto italiano. Comunque c'era questa super occasione su questo prodotto ricondizionato, rigenerato, insomma, chiamatelo come volete, costava veramente poco. Nella dicitura era riportato che poteva mancare qualche accessorio. Ho studiato il prodotto, visto che comunque costava tanto tanto di più, perché c'è ancora in listino su Amazon, anzi a quanto pare si vende ancora abbastanza ed è recensito discretamente. C'è tutta una serie di accessori che sembrano, che rendono il prodotto interessante. Vista l'occasione, oggi farei un piccolo e veloce unboxing, giusto intanto per verificare cosa c'è, cosa manca nello scatolo. La verità è che vorrei utilizzarla stasera perché andiamo a vedere Toy Story 4 al cinema e quindi volevo provarla come camera da vlog all'esterno. Allora, il pacco mi avevano già informato che era comunque stato aperto e richiuso, possiamo vederlo bene. Io ho tolto questo scotch che era fastidiosissimo, super appiccicoso, però non ho ancora visto all'interno in che condizioni è la dotazione di accessori. Sembrerebbe che manchi qualcosa. Allora, cosa interessantissima di questa macchina è innanzitutto che ha un microfono esterno, quindi un microfono cablato che si collega alla macchina e ti consente di avere un audio sicuramente migliore. Ora non sarà un microfono professionale naturalmente, però l'audio sarà sicuramente migliore di quello che puoi prendere alla distanza di ripresa, perché il microfono tu puoi posizionartelo a quanto pare addosso, puoi posizionarlo comunque dove meglio ti viene, dove meglio credi per poter ricevere l'audio. Quindi questa è già una feature molto molto importante per me. Io spero che ci sia dentro il microfono e non faccia parte di quegli accessori che sono assenti. Seconda cosa che mi è piaciuta è che ha sul frontale tutti i tasti per attivarne, disattivarne e modificare le funzioni. Allora, non vi ho detto che questa è la Nilox F60 Evo Wi-Fi con tutta una serie di funzioni che approfondiremo. Intanto ci dice che può acquisire Full HD, quindi 1080p, a 60 fotogrammi al secondo. Dotata di accelerometro, quindi diciamo che dovrebbe partire la ripresa in automatico, nell'eventualità di attivare questa funzione, in automatico non appena rileva un movimento. Uno schermino posteriore. Sì, vabbè, recente in quasi tutte le action cam, però qui possiamo staccarlo, quindi possiamo non utilizzarlo ove non ci serva e risparmiare sicuramente tanta tanta batteria. Modalità di ripresa sono 1080p a 60 fotogrammi al secondo, 960p, quindi 4 terzi, non so a chi possa servire, vabbè, comunque sempre a 60, o il 720p a 120 fotogrammi al secondo, quindi qualora volessimo rallentare anche di 4 volte. Wi-Fi, abbiamo detto, e con la custodia in dotazione, questa qui, può immergersi fino a 100 metri. Questa custodia naturalmente è removibile, ecco qui c'è lo schermino posteriore. Custodia removibile, ho visto che ci sono in commercio anche delle custodie un po' più semplici, un po' più, diciamo, leggere, un po' più pratiche, quindi non magari per immersione fino a 100 metri, ma magari che possano servire a una protezione ulteriore della camera quando te la porti in giro. Vediamo subito la dotazione di accessori, sono curioso di vedere cosa ci hanno lasciato e cosa ci hanno fregato. E allora, sì, questa è stata aperta sicuramente, ma noi, allora, abbiamo intanto supporto biadesivo con biadesivo super 3M eccetera, piatto, quindi questo lo possiamo applicare su qualunque tipo di superficie ci
necessiti. Ci dovrebbe essere, ma invece non c'è. E invece c'è quello curvo, bombato, come lo volete chiamare, sempre con biadesivo da applicare su casco. Questa la proverò perché a questo punto io un giretto con la mia Yamaha VR me lo faccio con l'Action Cam. Sarà la volta buona che mi rompo qualcosa, ma insomma io qualche ripresa da giovincello me la voglio fare. Quindi abbiamo i due supporti, quello piatto e quello curvo. Questo è per il casco. Manuale, questo dovrebbe essere... Abbiamo addirittura un vetrino di ricambio per la custodia posteriore, disseccante in dotazione. Qui questo sarà il cavo di ricarica, quindi questo sarà dell'altro disseccante, suppongo, l'umidità. E quindi il cavo di ricarica, e quindi mi hanno fregato perché mi sa che non c'è il microfono. No, c'è il microfono, questo è il microfono. Quindi ci manca il cavo di ricarica, e chi se ne frega, un cavo USB qualunque lo troviamo. Quindi la macchina era praticamente con la dotazione full, se non per il cavo di ricarica USB, che non ce ne frega niente. Quindi praticamente ho preso una macchina che comunque è nuova, perché sembra mai utilizzata. C'è ancora la plastichina sullo schermo, non c'è il benché minimo graffio, mancante solo di un cavo USB, quindi mi sa che ho fatto un super affare. Questo quindi è il microfono che loro ci danno, che va collegato via USB mini alla macchina e che poi va pinzato quindi su di voi. Questa è una cosa molto molto bella, perché dico, per quanto possa essere di qualità normale, mediocre, decente, chi lo sa, lo proveremo, è comunque un modo migliore per acquisire l'audio rispetto al microfono incorporato della videocamera. Ed eccola qui. Dà un'impressione di grande robustezza. Allora, intanto questo dovrebbe essere il pulsante per avviare la ripresa, e questa suppongo per fermarla. Questo dovrebbe essere il tappo per utilizzare il microfono con la custodia subacquea. Non so cosa possa servire. Oddio, serve perché va bene che il microfono non te lo porti sott'acqua, perché mi sembra una cretinata. Però se vuoi utilizzare la macchina con la sua custodia, quindi al massimo della protezione, col microfono esterno, lo puoi fare. Io adesso la voglio tirar fuori dalla sua custodia. Eccola qui. Quello che mi piace di questa videocamera è che ha i tasti per tutte le sue funzioni sul frontale. E allora vediamo se riusciamo a metterla a fuoco. Vi faccio vedere, quindi c'è il tasto per l'accensione, il tasto del sensore G, quindi si può attivare o disattivare. Questo sinceramente non so cos'è, adesso lo vediamo. È il tasto per attivare il wifi. Ho visto nelle caratteristiche tecniche che ha 4 modalità di ripresa, quindi da ripresa normale a un super grandangolo da circa 170 gradi di ampiezza, e quindi 2 passaggi intermedi. Quindi possiamo riprendere appunto col super grandangolo, quando dobbiamo fare delle riprese con campo molto molto largo, o altrimenti utilizzarla con un campo più stretto, quindi con poca distorsione dell'immagine. Allora, inseriamo intanto una scheda SD da 64 GB, dovrebbe essere più che sufficiente, e la accendiamo da qui. Voilà! Ci avvisa che è accesa con parte il segnale acustico e questo LED rosso. Ci sono i menu, che adesso noi non approfondiamo, che saranno per modificare la... Ecco, io però una cosina la vorrei vedere velocemente insieme. Quindi 4 modalità di ripresa, dal super grandangolo fino alla ripresa più stretta. Tra le varie modalità ha anche il timelapse, naturalmente. La domandina semplice di oggi è: me ne farò qualcosa di questa Action Cam? Non lo so, io stasera la provo, ci vloggo un po'. Mi piace, intanto mi piace, comunque è carina, è leggera, è piccola, è portatile. Io la utilizzerò con uno di quei supporti tipo Gorillapod, questi però finti dei cinesi, questi piccoli e leggeri, perché comunque lei è piccolina e leggerina. Vediamo la qualità di ripresa, anzi io qualcosa, se ce la faccio, ve la inserisco alla fine di questo video. We'll be right back.
batteria. Avevo detto che lo schermo, intanto l'abbiamo spenta, avevo detto che lo schermo è estraibile. Ok, con lo schermo estratto noi non vediamo più quello che stiamo riprendendo, ma se stiamo vloggando non ce ne frega niente perché ce l'abbiamo di fronte. Senza lo schermo lei consuma molta, molta meno batteria. La batteria è questa qui. Ok, allora questa è la mia prima action cam. È una Nilox da F60 Evo, ripeto, di cui naturalmente vi lascio giù il link in descrizione per acquistarla qualora vogliate provarla anche voi. La dotazione di accessori è veramente ok. C'è questa splendida custodia subacquea che sembra veramente ben fatta. C'è il vetrino di ricambio per la custodia subacquea. Ci sono due supporti, quello da casco classico e uno piatto. Due viti di ricambio. Il microfono, che è una cosa fantastica. Vi ho detto lo schermino staccabile. Varie modalità di apertura della ripresa. Tutti i tasti funzionano sul frontale, quindi la comandiamo facilmente. Questo è il tasto per far partire e per stoppare la ripresa. Qui su ci sono i tasti per fare una foto, per stoppare il video. E i vari tasti per muoversi nel menu. Allora, io stasera me la vado a provare. Per il momento vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, soprattutto se il video è stato di vostro interesse o gradimento. E quindi in questo caso potreste anche lasciarmi un like. E nei commenti non esitate a chiedermi qualunque tipo di curiosità, qualunque domanda vogliate farmi, fate pure. Ditemi se qualcosa ho dimenticato o se qualcosa ho sbagliato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!